Salve a tutti ragazzi, benvenuti a Civi, questo nuovo video di Dishonored. Bene, siamo esattamente dove eravamo prima, che sotto c'è il tipo, il vendor che ci fa il prezzo buono, ci fa il prezzo raddoppiato, e per andare a prendere Attenzione, cittadini di Dunwall, il razionamento dell'olio di balena è obbligato. Ma porca vacca, ho fatto una cacata. Ma porca miserica, non ne faccio una dritta. Abbiate pazienza, sono fatto così, dunque aspettate, era questo. Forse questo. Adesso devo ricordarmi. No, non era questo, era quello prima, perché ero andato avanti a vedere un po' di cose e quindi carichiamo prima. Avete pazienza, purtroppo ormai è così con me. Non ci si fa niente. Allora, siamo qua, esattamente qua. Però volevo andare un attimo qua, perché se faccio così lui mi dice che effettivamente il nostro amico ha qualcosa da poter... Ok, 50 monete. Siccome è un ladro, io gliel'ho rubato e così siamo a posto. Li teniamo sopra, per carità. E vediamo di rifarcela. Che devo stare attento a non andare qua, perché ci sono brutti cattivi. Attenzione, cittadini di Dunwall. Il razionamento dell'olio di balena è obbligatorio. Allora. I trasgressori saranno puniti. Devo andare di là, quindi facciamo così. E facciamo... E qua. Quindi devo andare qua. Perfettico. E devo andare qua. Come faccio per non fare la figura del pirla? Ripresa, vero? Allora. Vediamo un po'. Se io facessi... Ok. Casso. Ok, ce l'ho fatta. Andiamo pure. E vediamo cosa c'è. Una runa. Ok, se c'è una runa addosso, eccola qua. A posto. Avanti. Chi è? Venite a cena adesso, bravi uccellini miei. Venite da nonna. Ah. Non vi farò del male. Ok, salve Cencia. Adesso un attico, prendiamo questo, prendiamo questo qua. Benissimo. Prendiamo un po' di roba, che siamo tutti felici. Salve. Non ci credo. Tesoro, sei tu? No, ancora. No, tu sei morto. Morto e sepolto. Ah, che gentile. Prendiamo questo, vediamo cos'è. Effetto un salto omicida. No, non mi frega un cazzo, scusate. Non faccio i salti omicidi. Signora Cencia, dove cazzo è finita? E qui non c'è niente. E qui siamo venuti. Salve, signora Cencia. Chi è? Non ci vedo. No, non andare. Nonna Cencia ti racconta una storia. Vedrai, non ti costerà nulla. Quale preferisci? La storia della grande città di Dunwall? Non fa per te. No. Tu vuoi quella dell'imperatrice Jessamine Caldwin? Regale e generosa. Ha donato prosperità alla città e speranza, finché non è stata assassinata 6 mesi fa. Già. E sappiamo perché. Allora, adesso che abbiamo fatto, devo andare là. Con calma. Adesso facciamo così e così per vedere se c'è qualcosa di buono. E possiamo prima di tutto salvare, perché sarebbe a che ora. Ok, e adesso andiamo con calma, perché andare di fretta in questo gioco non mi sembra una mossa, diciamo, vincente, ecco, per come gioco io. Poi dopo ognuno fa come vuole. Vediamo un po'. Vediamo quanta gente ci sarà là. Quindi se io vado così, in teoria nessuno si offende. Perché qui c'è tanto da esplorare, anche se avevamo già fatto, però a quanto pare non è così. E quindi andrei... Allora, fatemi vedere con l'occhio in mano, col cuore in mano. 121 metri. Ok. Quindi adesso che sono qua, una salvatina la darei, dopo ho cancellato tutti i salvataggi, che ne ho troppi. E vediamo cosa possiamo fare. Lui mi vede, vero? Per l'oblio.
era per sapere, che a volte c'è la possibilità di farlo lo stesso se lo faccio vedere. Probabilmente devo un'abilità migliorarla. Allora, qui sì, c'è tanta roba, lo sappiamo. Andiamo un attimo di qua. Ci conviene pulire l'aria, io me lo consiglio da solo di pulire un po' l'aria, così è meglio. Allora, attenzione cittadini di Danno. Ok. Il Lord Reggente ha ordinato il razionamento d'olio di balena in questa zona. Ti ho raccontato di quando ho quasi preso l'assassino dell'imperatrice. Shh. Ok, silenzio. Andiamo qua, che non dovrebbe esserci nessuno. E lo mettiamo qua, che non dovrebbe esserci nessuno. In teoria, così non mi vedono. Perfetto, ok. Salvatina, così almeno i progressi li manteniamo. E andiamo a prendere anche gli altri, dai. Piano piano. Sì, sì, dice. Allora, facciamo così. Oh. Questa è una cosa buona, quindi vuol dire che questo qui intanto si gira. Cosa fa? Ok. Spione, ci sta bene. Perfetto. Abbiamo preso anche le monete. Perfettico. E via. Ok, andata. Benissimo. Quindi salviamo, così i progressi sono a posto. E vediamo dov'è l'altro. Gli altri, cioè. Adesso vediamo cosa c'è qui di buono. Prendiamo gli Isis di Shokov. Siamo pieni, quindi farei di no. Farei anche no, cioè. Questo lo leggiamo e siamo a posto. Allora, calma, perché tanto la roba c'è. Cioè, il tempo c'è. Attenzione, cittadini di Danwon. Chi ha informazioni sulla morte dell'alto sacerdote Thaddeus Campbell, si faccia interrogare immediatamente dalla milizia. Andiamo, in questo momento di crisi spirituale, i sacerdoti hanno iniziato il banchetto dei bricchi dipinti per scegliere il nuovo alto sacerdote. Che lo spirito dell'alto sacerdote si dissolva e diventi tutt'uno con il cosmo. Perfetto. Ok, cominciamo piano piano. E vediamo di metterli via, tutti e due. Beh, che era qua. Vai. Andiamo dall'altro. Lo mettiamo via. E poi salviamo. Sì. Così facciamo. Andiamo un po'. Scusate, non riesco a prenderlo. Per portarlo anche qua, insomma, nessun... Oh, porca vacca! Era di qua. Insomma. Eccoci qua. Ok, adesso possiamo salvare. Beh, adesso sono contento, è andato abbastanza bene. Adesso che abbiamo liberato la zona, cuore in mano, e vediamo cosa c'è. 99 metri. Ci proverei. Tanto, insomma, non è che... ci sia... c'è. La gente c'è. Ok. Andiamo. Piano piano lo facciamo. Non dobbiamo agitarci. Perché agitarsi non è buono. Intanto che loro... voglio vedere, scusate, se c'è qualcosa. Non sembra esserci nulla. Allora, qua c'era un bicchiere. Allora, questo lo apriamo un attimo. Qua c'era un bicchiere che vorrei prendere per poter disorientare il nemico. Attenzione, cittadini di Danno. Il razionamento dell'olio di balena, okay, è obbligatorio. I trasgressori saranno puniti. Va bene. Allora, vediamo come fare. Come funziona? Cosa? Il muro di luce? Meraviglioso, vero? È una delle ultime invenzioni di Sokolov. Dicono che l'idea gli sia venuta in sogno. Sì, ma sai come funziona? Proprio no. Però quando lo attraversi ti viene la pelle d'oca. Di ai tuoi uomini di non giocarci. Stasera ci vediamo per un sigaro e un whisky. Credo proprio di sì. Allora, c'è qualcosa... Ok. Ottimo. Oh, mamma mia, poteva andare meglio di così. Perfetto. Ottimo.
Vi sei piacionato? Vi sei piacionato tanto? Oh, questa sì che è una bella notizia. È stato un piacere, signore. Salviamo. Oh, questa è andata proprio bene di lissio di lissio. Quindi a volte quando finiscono i diacoli è possibile, insomma, abusare di loro. Beh, è uscito un po' male. Insomma, avete capito cosa ti devo. Vediamo un po'. Ok. Perfetto. Cazzo, mi hanno visto? Spero di no. Speriamo di no. Ok, forse non mi hanno visto. Ok. Ok. Oh, mamma mia. Adesso disabilitiamo la macchina. Giusto? Allora, un po' di gente c'è, effettivamente. Deve essere finito l'ora. Ok. Perfetto, scusate. Pensi di ottenere una squadra tutta tua dopo ieri notte? Sì, certo. Ce la posso fare, eh? Allora, intanto salvo un attimo, ne faccio uno nuovo che non si sa mai, così almeno tutto da fare che ho fatto fino adesso. Ok, questo è andato via, però quello sta arrivando. Che palle, mi ha visto. Ok. Ok, ce la posso fare. Perfetto, vai. Che succede? Oh, porca vacca, non l'avevo mica visto io. Ho fatto una bella figura di merda. Vabbè, capita. Vabbè, che ci volete fare? Allora, c'è tanta gente. Devo capire come prenderli in soppiatto. Porca vacca, ma che cazzo, ha cambiato strada e purtroppo è casuale, quindi non posso fare una strategia finché non la vedo. Va bene, ho capito. Andiamo un attimo di qua. Ok, quello sta andando là. Adesso vediamo come va questo. Aspettiamo un po'. Ok. Ecco, adesso lui si è fermato là. Quindi io vado un attimo qua. Cerca di prendere questo. Ok. Perfetto. Vediamo un po', sto cercando di capire, perché non è facile. Mettiamo qua. Silenzio. Allora, questo qua, quello va là. Ok. La città è messa male. Possibile che peggiori. Non ne dubito. E quello si mette là. Un bel problema. Quindi se io andassi qua, devo vedere il giro che fa. Dai, allora adesso salviamo un attimo, perché se non vedo il giro che fa faccio fatica. Però ciò stiamo facendo, questo è l'importante. Ok, lui se ne sta andando. Ok. Che vacca. Come cazzo mi ha visto? Porca miseria, è perché è imprevedibile, però ce la posso fare, ne sono abbastanza sicuro. Allora, questo qua dopo un po' viene qua, va bene, è importante saperlo. Questo va là e io me ne approfitto. Adesso questo viene qua e poi gira. Quando gira devo andarlo a prendere. Ok. Ah, perché quello è lì. E si è girato, ok. Stasera ci vediamo per un sigaro e un whisky? Credo proprio di sì.
Allora, devo capire. È fatica. Allora, ce la posso fare? Fatto. Ok, ho detto io che ce la potevo fare. Devo solo darmi una mossa. Ok, vai. Questo non è, c'è modo di disabilitarlo, far qualcosa. Vabbè, intanto questa è andata. Vediamo un po'. Ok. Vediamo un po'. Cazzo, non lo posso prendere. Ok, fatto. Oh cavoli. Ce l'ho fatta però insomma. Ma porca vacca. Mi spara? È una cosa molto brutta, sapete? Che mi spari? Ok, forse abbiamo risolto. Porca vacca. Oh Dio. Allora, prendiamo un po' di cose. Che c'è da prendere. Allora, io adesso faccio sia questo e quello prendo e siamo a posto. Ah, data. Allora, come si disattiva sto coso? Ci sarà un metodo? Se c'è non lo so. Sinceramente, mi piacerebbe saperlo, così almeno non corriamo più rischi, no? Perché scusate, a un certo punto non c'è modo, vero? Se c'è, allora c'è un filo o qualcosa, ma non vedo fili. Vabbè, andiamo come possiamo. Tanto mangiare, siamo pieni. Allora, dovevo andare di qua. Così questo lavoro è già fatto per dopo. Aspettiamo, poi corriamo, tanto non c'è più nessuno. Niente, continua a vedermi. Vabbè, comunque non c'è più nessuno, cazzi loro. Andiamo qua dall'ufficio e siamo a posto. Dai, sono contento, ce l'ho fatto, perché dopo dobbiamo andare là per la prossima missione. Attenzione, quindi quando ci andrò è già tutto pulito. C'è qualcuno? Ah, non l'ho visto proprio. Oh cazzo, si sono fatti tutti quanti da capo. Entra nell'ufficio, ok. E quindi? Cosa devo fare qua? Trova Crowwall Bell, come sono quello là. Quando quei due saranno andati. Allora, noi qua eravamo già venuti, vi ricordate? Abbiamo preso il tesoro. Però a quanto pare si è rifatta molta roba, che per carità, mi fa piacere. Allora, salviamo. Ok. E andiamo a fare quel che possiamo fare. A me pagano in bottiglie. In bottiglie? Che bastardo fortunato. Quante te ne danno? La latrina però è rimasta chiusa? Non te lo dico. Vacca. Ok. Perché certe volte non me lo dà. Ok. Andiamo qua. La mettiamo qua. Poi piano piano ce li facciamo tutti. Ci danno i soldi, per carità, che non mi faccia schifo, Allora. E qua. Ok. Qui non c'è nessun altro. Qui però c'è una bottiglia. E sono soldi. Quindi per il momento ci vado. Ottimo. Questo è rimasto tutto aperto. Quindi c'è. A livello di costruzioni ci siamo messi bene. Ok. Proviamo così, tanto lo fa il giro. E lo fottiamo alla grande. Perché c'è qualcun altro? No, perché mi sembra più in culo. Nel senso. Toccatine marroni, ecco qua. A posto. Ecco, questa è andata. Scusi, sa, niente di personale. Vabbè, non è andata. E siamo a posto. Poi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare di sopra. Intanto noi mangiamo, perché ci serve un po' di cibo. E ci serve un po' di cibo. Perfettico. Andata benissimo.
Allora, vediamo un po'. Devo andare di sopra, vero? Scusate. Eccomi qua, scusate. Vediamo un po' come fare. Allora, devo andare di sopra. Adesso io mi guardo un attimo intorno, però non dovrebbe esserci più nessuno. Quindi dovrebbe esserci una scala che mi porta di sopra. Però non mi ricordo qual è. Adesso ci sono venuto un po' di tempo fa. Ok, ci siamo arrivati. Però qua c'era anche la stanza della signora. No, e questa è la dispensa. Ok. Andiamo di sopra. Quanta gente ci sarà di sopra? Sembrerebbe nessuno, ma io una salvatina la darei. E siamo a posto. Così se succede qualcosa continuo da qui. Devo andare ancora di sopra, eh. Qua ci sono pistole. Qua ormai non c'è. Cioè, in teoria quello che dovevo esplorare l'ho esplorato la volta scorsa. Quindi insomma, non dovrebbe esserci. Invece c'è qualcosa. 500 monete. Ma no, mi tocca esplorare, ragazzi. Cioè, quanta roba hanno messo. Quindi si rifà tutto da capo perché abbiamo un'altra missione. Ok, ho capito. Tanto qui non c'è nessuno. Guardate questo, insomma. Poi la cassaforte c'era, che è già aperta, quindi siamo a posto. Qui un bicchiere, questo usciamo. E qua c'è l'ultimo pezzo, che secondo me abbiamo già preso tutto. Ok, non c'è niente, quindi vado di sopra. Qui non è che c'è qualcosa, no? Abbiamo già ripassato tutto come prima, cioè nel senso... Ok. Lì salviamo. Sempre qua. Ok. E qui c'è qualcosa che... È morto, giusto? Quello lo so. Allora, abbiamo dei sospetti. Sospetti? Ma che sospetti? Non perderemo tempo a cercare chi l'ha ucciso. Ti dirò, io direi da bere all'assassino. Cosa scrivi? Silenzio. Black John morto in una pozza di sangue. E tu confermerai, idiota. Ok, calma. Bevi, no. Facoltativo, trova. Ok, l'ho trovato. E adesso? Ok, cazzarola. Ok, calma, eh. Calma e sangue freddo. Ce la possiamo fare, ci salutiamo, eh. Ok. Oh, si è fatto male. Ho dato una craniata da panico, però dovrebbe stare bene, dai, più o meno. 10 monete. E qua. Perché c'è qualcun altro? No, chiedo, insomma. A un certo punto. Vediamo come fare. Devo capire un po' la strada che fa. Che calma. Devo capire. Hai girato? Shh, silenzio. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Oh, cavoli. Ma c'è qualcosa qui dentro? Una runa? E che cazzo se lo sapevo che qui c'era qualcosa? Perfetto. Beh, mi fa piacere, per carità. Insomma, non sono io, certo. Che cazzo è sta porta? Ah. Ah, ho capito. Perché ovviamente era rimasto aperto. Oh. Ovviamente era rimasto aperto. Ok. Questo siamo a posto, qui non si apre. Ma c'è tanta tanta roba. C'è tanta tanta roba. Oh, poi si è scendo stupito, abbastanza, diciamo. Ecco qui l'indizio. C'è che indizi? C'è, trovate gli indizi, li ho presi, insomma. Qui c'è qualcos'altro? No. Quindi io qua non ho niente, però qui faccio così e vedo cosa c'ho.
Cioè, a parte lui, che poverino, è andato, insomma. Ok. Qui c'è questo che però sicuramente abbiamo già fatto. Ah, la leva, ok. A posto, io direi che possiamo anche andarcene, però c'è qualcosa qua. Ah, oh, che bella cosa. Sono contento quando le cose le prendiamo e siamo tutti a cavallo. Quindi io, se guardassi le missioni facoltative, vai al, insomma, ok, elimina le gemelle. Io adesso le tiro fuori tutte e due e siamo a posto. Questo cos'è? Ah, il libro. Oh cazzo, mi sono cacato in mano. Vabbè, io vado a sto punto, scusate, non posso fare nient'altro. Devo andare di sotto. Ok, andiamo pure. Qui c'era qualcosa, sì, quello, ma non ce ne facciamo un cazzo. E quindi siamo a cavallo. Opla. Andiamo via. C'è la pistola che non ce ne facciamo un cazzo, non siamo aggressivi noi. E usciamo, sperando che non ci sia qualcuno là, come prima in cimetera. Eccoci qua. Vai. E adesso ci salutiamo, ragazzi. Sembra tutto fatto a posto. Perché io sento parlare, non vedo un cazzo di nessuno. Ci sono. Cioè, ma perché c'è tutta quella gente? Si sono rifatti, si sono svegliati. Che è successo? Di preciso, che non l'ho capito, scusate. Vabbè ragazzi, direi che ci possiamo anche salutare qui. Per questo video è tutto. Io vi invito come solito a lasciare un like e un commento se vi piace, di farvi appunto sapere cosa ne pensate. E per il momento vi do saluto da Shiva. Ciao ciao.